serata. Left click.
poi accenderti. Se vuoi accenderti lo scanno sopra, se vuoi accenderti lo scanno sopra. Lo scanno sopra. Buona serata a tutti gli amici amanti della pallamano, buona serata a tutti voi, quando sono le 20 e 26 siamo in perfetto orario con seguire questo recupero del campionato Serie A Beretta femminile. Si tratta di un recupero che doveva andare in corso nel mese di marzo, è stato posticipato a causa della positività Covid di alcune atlete del Cellini Padova e dunque si è scelta questa sera, mercoledì 31 marzo, per il recupero. Ricordo che si tratta del recupero valevole per la nona giornata del girone di ritorno. Andiamo a questo punto a presentare un attimo le formazioni che sono in campo quest'oggi, dicendo che la padrona di casa, la Mechanic System, sono ben 28 giorni che non scende in campo se non in incontri ufficiali, se non quel test match che ha avuto occasione di disputare con la nazionale femminile. Per quanto riguarda il Cellini Padova, arriva dopo un periodo di fermo causato appunto dal Covid, chiaramente è necessario dopo queste pause recuperare sotto l'aspetto atletico e naturalmente tutto quello che ci va dietro. Ricordo che negli ultimi incontri il Cellini Padova è stato protagonista nel corso del mese di marzo. Andiamo subito a vedere quelli che sono gli incontri. Il 3 marzo ha disputato l'incontro con Leno che è risultato vittorioso, stesso giorno è l'ultimo incontro in cui la Mechanic System è scesa in campo con il match con il Brixen Suk Tirol. Poi una lunga serie di partite rinviate e diciamo che il Padova è tornato in campo nel recupero con le Guerriere Mala, anzi nell'undicesima giornata di ritorno con il match veneto tra Guerriere Malo e Cellini Padova, terminato 24-20 per le Guerriere Mano. Nella stessa giornata era in programma anche il match tra Cassa Rurale Pontini e Mechanic System Oderzo, rinviata a causa positività Covid tra le giocatrici della formazione laziale. A questo punto abbiamo così fatto un quadro generale della situazione. Nicola Zoppa ai microfoni, Dan alla regia e David alle riprese con la telecamera. A fianco a me Giuseppe Dalmolin, buonasera. Le squadre che scenderanno in campo. Ciao Nicola, buongiorno a tutti, buonasera anzi. Cellini Padova, numero 18 Arubi Fatima, numero 10 Arubi Sara, 6 il vice capitano Bearzi Martina, numero 15 Brock Martina, numero 3 John Gap Ivana, numero 4 John Gap Karel, il capitano, il numero 14 John Gap Vanessa, numero 8 Egyen Rua Bevelin, numero 20 Egyen Rua Serena, il 22 Enabulele Sonia, 17 Meneghini Giorgia, numero 9 Nicen Noemi, 19 Prela Angela e l'allenatore Mauro Marchionni, mitico allenatore del Cellini Padova. Gli arbitri sono Marco Di Domenico e Lorenzo Fornasier.
la formazione dell'Oderzo. Numero 12, Angela Bardin. Numero 5, Brunetti Arianna. 11, Colloredo Eleonora. Il numero 13, Costa Eleonora. Il numero 9, Di Pietro Giorgia. Numero 20, Duran Morens Harasai. Il 44, Felette Elena. Numero 12, il capitano Meneghin Barbara. Numero 7, Ojesvold Tina. E Paraskiv Alessandra. Il numero 17, Pizzuto Martina. 65, Poderi Carlotta. 15, Pugliara Beatrice. Numero 8, Radice Maira. Numero 34, Traini Francesca. Numero 36, Vitobello Sabina. In panchina, Cavallaro Alessandro. Benissimo, abbiamo dunque presentato le due formazioni scese in campo qui al Palamasotti. Sono ormai in corso 1 minuto e 47 secondi di gioco. C'è un 9 metri a favore dell'Oderzo, Oderzo che è già andato in rete. Praticamente ha innescato brava a raccogliere il lancio lungo dopo un pallone perso in zona d'attacco da parte del Cellini. Ancora la Pugliara che si fa trovare pronta e dunque infilare il portiere del Cellini per il 2-0 quando sono 2 minuti e 10. Questo dunque il punteggio, abbiamo visto come il Cellini abbia una certa difficoltà soprattutto nel gestire il pallone in zona offensiva, ma ricordiamo soprattutto questo Cellini. Con appunto due ragazze che già fanno, sono già nella file della nazionale italiana. Ecco qui la prima rete del match da parte del Cellini Padova, a segno l'ala sinistra Fatima Arubi, complice chiaramente il doppio rimbalzo sul palo, il pallone è rimasto all'interno della porta difesa da Babi Meneghin per il 2-1, 3 minuti di gioco, possesso palla Oderzo con il, seguiamo questo giro palla con il pallone che arriva perfetto in posizione di Leonora della Costa. Nella ripartenza ancora qui un difetto di gestione della palla con un palleggio doppio come segnalato puntualmente dagli arbitri e dunque il Padova sfuma questa possibile occasione di veloce ripartenza, veloce dunque a questo punto il la Mechanic System che si ripropone, Traini, Duran scarica solo Ojesvold il suo tiro a cercare il palo sinistro della porta difesa dal portiere Cellini, il pallone esce di poco dunque sfuma anche questa occasione per la Mechanic System con la norvegese Ojesvold al tiro. Il Cellini ora opera con Bearzi, con Diogap, ancora la sorella Diogap Carell prova ad andare al tiro, bloccata sul nascere dal pronto intervento di Vitobello che con la sua opera marcatura molto stretta tiene lontane le giocatrici, quelle più pericolose tra le file del Cellini Padova. 4 minuti e 30 di gioco, sempre possesso palla Cellini con questa lunga possesso palla, la Diocap prova a entrare ma viene segnalata invasione, no, contatto. Ojesvold scarica sulla e ancora una volta arriva la palla alla Costa, complice il palo, si salva Cellini, Beazzi resiste alla carica della Vitobello che riceve il primo giallo della partita quando sono 5 minuti di gioco. Sì, Nicola, ho fatto il calcolo prima con qualche dirigente del Cellini Padova che la media di età del Cellini Padova è sui 18 anni e mezzo,
giovanissime, chiaramente molto giovani, molto e talentose su quello che è l'agonismo. Infatti vediamo come stanno con questa pressione continua, sono riuscite a andare in rete con il suo, con la sorella Karel Diogap. Beh, anche l'Oderzo si difende bene, perché se escludiamo la più anziana, pallone, diciamo che la media che la media dell'età è abbastanza bassa. Abbiamo alcune giocatrici dell'under 17 e quindi la media potrebbe essere sui, penso io, 23-24 anni. Duran, doppio palleggio, resiste e deposita. Inganna completamente la difesa del Cellini per depositare la sua rete. Molto brava la Bearzi, elevazione con tiro molto, non proprio potente ma preciso, e beffa completamente Elena Felet. Poderi, Oyeswald, Poderi, la meccanica sta in questo momento schierando il doppio pivot. Oyeswald, finta il tiro, lascia l'incarico alla Duran, preciso il tiro a colpire il set, veloce ripartenza della Cellini. Azione di sfondamento della numero 18, scusami. Gli arbitri hanno valutato questo sfondamento da parte della piccola, diciamo anche a livello fisico, piccola Fatima Arubi, che ricordo è stata protagonista della prima rete del match per quanto riguarda il Cellini. 4-3 il tiro della Oyeswald, ribattuto dal muro. Ecco qui la ripartenza, c'è un difetto di gestione palla, ma palla rimane ancora alla squadra ospite. Vanessa Diogap sulla Bearzi, che lavora come centrale, ancora lei scarica sulla Vanessa, al tiro l'altra sorella Karel, capitano, per portare il match in parità 4-4. Dunque un match molto ben combattuto, punto a punto, 8 minuti di gioco. Gli arbitri fanno rispettare la linea di rimessa in gioco del pallone, richiamando quel metro indietro le giocatrici della Mechanic. Vediamo ora come sapranno sfruttare questa occasione in fase offensiva. Oyeswald, Duran, Costa, Traini sempre tra i pivot, difetto di lancio della Duran nella Oyeswald, troppo alta, Bearzi, tutto facile veramente, il tiro si eleva e preciso sull'angolino basso della porta, battuta dunque Elena Felet. Il Padova in questo momento si trova a condurre 5-4 quando sono passati 9 minuti di gioco. Diciamo che si è visto fin dall'inizio la rincorsa proprio in direzione della zona di maggior libertà, diciamo, dove la difesa opitergina era proprio scarsa in quel momento. Le hanno lasciato lo spazio, prova la Poderi a cercare lo specchio della porta, molto centrale, facile per il portiere della Padova respingere questo tiro e consegnare la palla alle proprie compagne per gestire questa fase offensiva. Giro palla dunque della Padova e ancora una volta trova lo spazio le giocatrici dell'Oderzo, rimangono un po' impietrite, proprio la Duran si trova praticamente bypassata in questo tiro ravvicinato di Karel Diogap per il più 2, 6-4 in questo momento dopo 10 minuti di gioco. Il portiere del Padova che numero Duran,
Che gioco della parte della Costa, molto lesta a intromettersi nella ribattuta corta del portiere, alzargli quel pallonetto beffandola decisamente. E Martina Brock, il portiere del Padova, rimane un po' sorpresa da questa entrata appunto di Eleonora Costa, non molto brava a, soprattutto a gestire questi momenti topici per la Mechanic System. Non c'è intesa tra le due sorelle Diogappi, il pallone finisce perso da parte della squadra ospite, dunque respira la Mechanic System con Giorgio Di Pietro centrale, ecco il suo rientro, il tiro ribattuto dal palo, attenzione, Beatrice Pugliara deve evidentemente aver messo un piede oltre la linea che segnala l'area di porta e dunque gli arbitri segnalano questa infrazione, sempre vantaggio il Cellini Padova. Dialogo tra le due sorelle di Ogappa, c'è un po' sorpreso questa fischiata di Pietro, il passaggio verso al volo verso Carella Diogappa, il capitano, e purtroppo Arasai Duran commette un fallo che le costa questi due minuti di esclusione oltre all'inferiorità numerica per i prossimi due minuti. Il rigore a favore del Cellini Padova, si appresta a batterlo chi ha subito proprio in questo momento il fallo, e in questo momento anche assistiamo un cartellino giallo all'indirizzo del coach della Meccanica Cavallaro, Carel Diogappa. Il suo tiro per il 7-5, più 2 Cellini Padova, quando siamo a 12 minuti di gioco, con Odazzo dunque in inferiorità numerica. Stiamo a vedere se Cavallaro sceglie anche la tattica dell'extra player, per ora no. Oyeswald, Di Pietro, Poderi, si gioca senza pivot, Di Pietro, Oyeswald, al posto di andare al tiro cerca una soluzione sul quale è rimasta invischiata nella marcatura del pivot Egendua. Beh, la tattica che sta utilizzando Loderzo adesso è quella della ricerca del fallo per far passare un pochino il tempo. Reazione adesso, passivo. Infatti, Eleonora Costa prende un altro fallo. E adesso vediamo. Di Pietro al tiro. Molto brava, risponde con l'allungo del piede Martina Brock per lanciare il pallone, per deviarlo sul fondo. Risultato invariato mentre ci stiamo avviando a metà della prima frazione di gioco. Cellini Padova che conduce ancora 7-5. Il tiro di sorpresa in doppio appoggio della numero 14 Vanessa Diogap. Molto bello questo gesto atletico che dovrebbe essere una prerogativa della Giorgia Di Pietro, però questa sera lo ha praticamente messo in mostra Vanessa Diogappa. Resiste Beatrice Pugliara alla carica di Fatima Rubi, ancora 9 metri, Pugliara, Oyeswald, Di Pietro, Costa, attenzione, Poderi, chiude molto bene Carella Diogappa su di lei. Ed è rientrata anche Arasai Duran, si è tornata la, ed è il suo tiro, ecco qui atteso, c'era bisogno dunque di un suo rientro per questo 6-8, conduce sempre il Cellini di due lunghezze. Ci stiamo avviando con questa azione a metà del primo tempo, giro palla dunque del Cellini Padova, sempre la Bearzi centrale appoggia sulla
sulla idea di gap, cattura la palla Duran alla distanza, doppio palo, e alla fine al terzo tentativo dopo collaborazione palo portiere Martina Brock, alla fine il pallone torna alla Arasai Duran per il meno 1, 7-8. Abbiamo visto come c'è stato questo errore in fase offensiva da parte del Cellini Padova, che ha pagato duramente questa sua inesperienza. Come abbiamo detto, come giustamente tu hai sottolineato, Giuseppe, la giovane età, chiaramente anche qui un altro errore in cui praticamente ne approfitta la veloce ripartenza Eleonora Costa da sola e deposita la palla che porta il match in perfetta parità. Doppio errore veramente con questa ingenuità da parte del Cellini Padova, nel giro di poche azioni il match è stato completamente ribaltato. Sì, questo girare di palla molto veloce e movimentato del Cellini porta purtroppo a fare qualche piccolo errore nella presa e nella ricezione della palla, però penso che sia comunque da continuare su questo gioco, perché se migliorato potrebbe portare risultati ancora maggiori. Esatto, io sono qui un altro piccolo errore. Penso siano risultati strabilianti che possono benissimo uscire da questa formazione. Il suo tiro ancora si fa trovare impreparata Elena Fenette, il pallone gli rimbalza sulla mano e si infila nel sacco. Attenzione, questo dialogo interrotto per la veloce ripartenza di Engiarua Bevelin. Come abbiamo assistito, una partita ricca di errori in fase offensiva, e come abbiamo visto sì, ne ha approfittato velocemente la Mechanic System, ma è stata pronta anche la risposta del Cellini Padova, che ne ha approfittato, non si è lasciato sfuggire questa occasione per riportarsi con il doppio vantaggio. Duran, elevazione, il muro, devia il pallone e finisce in rete per questo meno 1, 9-10. Beffato dunque il portiere Martina Brock dalla propria compagna, proprio la Bearzi. Nella sua entrata, come abbiamo visto, ha deviato il pallone dalla traiettoria. Sì, non si può dire che sia la sfortuna, ma è proprio la potenza di questo tiro che è impossibile da prendere, anche fosse deviato. Attenzione! Bene cenato il pallone che ormai ha oltrepassato la linea di fondo, dunque cambia possesso palla Oderzo. Oiesvolda lascia l'incarico a Di Pietro, che si infila tra le file della difesa del Cellini per riportare il match in parità. Firma il 10-10. Attenzione, in questo momento coach Marchionni chiede time out e chiama le ragazze per mettere un po' di ordine, soprattutto nella finalizzazione in fase offensiva. Come abbiamo visto, abbiamo appunto sottolineato quanti errori siano stati commessi. Dunque ci fermiamo brevemente, piccolo break con la pubblicità se ce l'abbiamo, e torniamo alla ripresa della gioco. A più tardi. Si sono visti parecchi gol, così mi hanno detto. Bene,
Riprendiamo quando il cronometro segna i 18 minuti e 27 di gioco per questa sera 31 marzo. Siamo dunque in diretta per seguire il match che è il recupero della nona giornata. Era in programma Mechanic System Cellini Padova, era in programma il 6 marzo, dunque slittato di 25 giorni. Possesso palla Cellini dopo questo time out. Vanessa Diogappa ha un difetto di controllo, Brunetti raccoglie al volo il suo tiro. In fila Martina Brock. Loderzo torna in vantaggio 11-10. C'è stata proprio una fase iniziale in cui la Mechanic System ha condotto il gioco portandosi in vantaggio, ma poi, come abbiamo visto, le azioni del Cellini sono state tali. Ancora una volta un tiro molto potente di Vanessa Diogappa, che praticamente ha piegato le mani alla nostra Elena Felette. Il pallone è finito in fondo al sacco per 11-11. Avranno 18 anni, però i tiri sono potenti. Hanno una certa intensità, ecco, Sì, sappiamo che sono molto forti proprio, e anche scaltre nel rubare palla, come si vede. Molto agonismo e dunque molta atleticità, che bisogna stare molto attenti, perché con una mossa, ecco qui, veloce che presa di Carella Diogappa, che ha praticamente bloccato Giorgia Di Pietro. Oyeswold resiste e finalmente riesce a infilarsi per depositare la rete del pareggio. Nel frattempo, proprio nel momento in cui è andata al tiro, su di lei ha commesso fallo la Bearzi, e su di lei praticamente è scattato. Speriamo, la vice capitano, che... sì, è scattato i 2 minuti di sospensione. Dunque Padova in inferiorità numerica. Speriamo che questo bellissimo gol della Tina serva a sbloccarla un pochino, sì, a dargli quella grinta necessaria a fare qualcosina di più in fase realizzativa. Errore la Mechanic System ha affrettato troppo la rimessa in gioco della palla e gli arbitri hanno richiesto rispetto della posizione, dunque mancato un po' l'effetto sorpresa in questo momento, quando sono ormai passati 21 minuti di gioco. Dunque Di Pietro, Duran, il suo tiro preciso, chirurgico il tiro della Di Pietro, scusate, della Duran. Sì. 13-11 quando sono 21 minuti di gioco, e come abbiamo sottolineato abbiamo il Cellini Padova in inferiorità numerica ancora per circa un minuto. Inghiarua dunque si gioca senza il pivot il Cellini. Carella Diogappa, ancora Inghiarua, resiste, viene segnalato un fallo commesso dalla Sabina, sì, Vitobello, una spinta da dietro, una spinta laterale, che gli costa 2 minuti. Dunque abbiamo rispettato la parità numerica. Il possesso palla Padova, Carel Jokap, prova, ma l'ultima a toccare era Zai Duran. Ecco qui che Loderzo è tornata con le giocatrici, non viene lasciato il vantaggio, dunque si riprende dai 9 metri con, se non sbaglio, torna la Bearzi intanto ai 2 minuti. Non riesce questa volta Fatima Rubi a ingannare Elena Feletta, che evidentemente ha preso le sue misure e dunque gli blocca lo specchio della porta. E in questo momento è invece coach Cavallaro a richiedere time out, e dunque ci blocchiamo brevemente quando siamo sul 13-11, conduce
Mechanic System Oderzo. Richiamate le squadre sul 40 per 20 del Palamasotti, possesso palla Oderzo con dunque questi 7 minuti e mezzo di gioco con la Mechanic System in leggero vantaggio di due reti, l'ultimo parziale messo a segno gli consente dunque di condurre sul Padova per 13-11, Oio svolge, si blocca per cercare ancora mente Di Pietro, resiste alla carica della Vanessa Diogap, ancora palla Di Pietro, entra, questa volta era entrata molto precisa la Oyeswold, ma il tiro troppo a fil di palo, si perde sul fondo, dunque svanisce così questa occasione per la squadra ospite. Bearzi sempre centrale tra le due sorelle Diogap e Schengiarua, questi sono errori. Comunque la difesa del Cellini costringe le nostre ragazze, diciamo, a muoversi un pochino di più. Vedere la Tina Oyeswold che va a tirare da terzino sinistro può far solo piacere, eh? Vuol dire che c'è movimento in attacco. Raddoppio pivot Di Pietro, scarica sulla Duran, difetto di ricezione perché il tiro non è stato proprio preciso, il passaggio esce pezzuto. Di Pietro, aspettavamo questa realizzazione, può solo mangiare le mani per questo errore, gli è passato proprio a fianco la palla che si è depositata per il 14-11. 24 minuti e 25 secondi, ci stiamo avvicinando agli ultimi 5 minuti di gioco. Carella Diogap scarica su Vanessa, Fatima, e viene segnalato questo 7 metri su un fallo di commesso su Carella Diogap, il secondo rigore a favore della squadra ospite. C'è un cambio portiere con l'entrata della giovanissima portiera che nelle file dell'Oderzo, Angela Bardin. Gli ultimi 5 minuti del primo tempo, vediamo cosa Palamano Oderzo e Cellini riescono a fare. Cambia posizione, Poderi terzino destro, Di Pietro centrale, anzi sposta a sinistro, rimane centrale la Duran, Poderi, Brunetti, Poderi, Di Pietro, anche il suo tiro, Duran, piega le mani della Brock. La Duran Arasai, non la Di Pietro. C'è scusa. È che Duran e Di Pietro è un po' sinonimo quasi di tiro di potenza. Riparte veloce il lancio per pescare la Brunetti, voleva cercare la Vitobello che stava lanciandosi in mezzo all'area, poteva essere quasi una semivolante, ma non riesce perché pronto il rientro della Carella Diogap che interrompe il dialogo tra le due.
ci stiamo avviando con residuo di poco meno di 4 minuti di gioco e sempre la Mechanic System che conduce di 3. Sì, che botta. Bloccata Engiarua proprio, pace che venga segnalata una invasione. Siamo ormai sulla metà campo del Cellini Padova con la Mechanic System che manovra, Di Pietro centrale, Poderi, Di Pietro il suo sottomano. A mezza altezza. Nessuno ha visto partire questo missile. Terra aria. Per il 16-12 e ancora gli arbitri fanno rispettare la corretta rimessa in gioco della palla proprio sulla linea mezzeria. Anche se qualche volta per lo spettacolo potrebbero lasciare andare. Opinione personale. Okay. Mia. Bearzi, Carel, Diogap. Bearzi, Fatima, Rubi, si fa trovare pronta Angela Bardin, il ha bloccato il pallone proprio molto basso, era difficile perché il tiro era molto potente, è stata molto brava la reazione della giovanissima portiera della Mechanic System a bloccare questo tiro veramente insidioso da parte del Cellini. Lo stesso pallo terzo di Pietro Brunetti, e ancora Di Pietro, Duran e no. Ha cercato Di Pietro, Duran trova, pesca molto bene Carlotta Poderi, purtroppo il pallone finisce di poco. Bearzi, anche qui la difesa meccanica fa buona guardia con questo doppio intervento di Poderi e Vitobello. Cosa fa la Bearzi? Mamma mia, non se l'aspettava neanche lei che la palla fosse andata in porta. Sembrava quasi tagliata la palla, sì, che stesse uscendo, invece è un po' rientrata. Per il 16-13, ormai ci stiamo avviando nell'ultimo minuto di gioco di questo primo tempo con cui la Mechanic System sta conducendo e attenzione, lasciato completamente questo buco centrale da parte del Cellini Padova nella sua difesa, ha lanciato, non si è capito neanche questo lancio da parte della Martina Brock, troppo profondo, impossibile raggiungerlo. E dunque gli ultimi 30 secondi sono a gestione casalinga con Mechanic System, gira palla con tutta calma, Brunetti fa il doppio pivot, Di Pietro, Duran lancia e la Pizzuto va in rete. 17-13, pochi secondi, 10 secondi. No, a rigore. Ma va bene, accettiamo. È proprio sullo scadere, bloccato il tempo e viene concesso un rigore. Accettiamo questa scelta dell'arbitro che qui noi da lontano magari non abbiamo visto bene. Avevamo anche il replay perché non te lo sei potuto gustare. Difesa in aria probabilmente. Va bene, allora incaricata come sempre Carel Diogap. Carel Diogap contro Angela Bardin, due giovanissime. 17-13 il parziale. Quindi è finito il tempo. Finito il tempo. E Carel Diogap non sbaglia e deposita il parziale del primo tempo con cui le squadre vanno negli spogliatoi.
col punteggio di 17 Mechanic System, 14 Cellini Padova. Noi ci fermiamo brevemente per questi 10 minuti. Prima però un tuo commento, Giuseppe Dalmolin, per analizzare questo match in cui abbiamo visto questo Cellini molto reattivo, soprattutto nella fase centrale, che si è trovata più volte anche a condurre il match anche con più 3 sul punteggio, e poi la lenta risalita dettata soprattutto dall'esperienza della Mechanic System, che è riuscita innanzitutto prima a riagguantare il risultato e poi andare al riposo con 3 reti di vantaggio. Hai detto bene, esperienza è quella che è venuta fuori dalla Mechanic System nell'ultimo quarto d'ora, e purtroppo il gioco molto veloce del Cellini è difficile mantenerlo. È difficile mantenere questa velocità e soprattutto la precisione nel passaggio, nel palleggio, e quindi si sta vedendo proprio una squadra giovane che dovrà migliorare questo aspetto. Perfetto, grazie Beppe. Noi ci fermiamo, come annunciato andiamo con i blocchi pubblicitari e torniamo tra una decina di minuti. Grazie, e la linea alla regia ad Anne. We'll be right back.
9. Riprendiamo la linea dal Palamasotti quando sono le 21:16 e stiamo dunque per assistere alla seconda frazione di gioco, la seconda 30 minuti del recupero della nona giornata tra Mechanic System Oderzo e Cellini Padova. In classifica ricordo che la Mechanic System ha ben tre match da recuperare, uno tra questi, e la sua classifica la vede a 30 punti, però attenzione, ha nel giro di 6 giorni ben 3 match da recuperare, oltre a questo che si sta disputando sabato, normale turno di campionato con visita a Cassano Magnago, e poi martedì, giorno dopo di Pasquetta, il match clou, quello tanto atteso, quello con la IOME Salerno, ma evidentemente ne parleremo dopo. Magari, ecco qui, bellissima questo lancio della Poderi a trovare la Beatrice Pugliara che si è spostata come pivot e dunque se la sono completamente dimenticata le giocatrici del Cellini, che l'hanno lasciata sola al tiro per questo 18-14. Dunque inizia molto bene la Mechanic System incrementando il punteggio. Vanessa Diogap, la Bearzi, Vanessa scarica sulla Arubi, Arubi subisce fallo, Carel Diogap, Bearzi, Bearzi sulla Carel, il pallone rimbalza e inganna la Elena Feletta, perché è stato anche leggermente deviato per questo meno 3, 18-15. Dunque botta e risposta tra le due squadre, che alla rete messa a segno appunto dalla Pugliara, la risposta pronta del Cellini Padova. Di Pietro, e ancora una volta l'ingresso del pivot, questa volta è Eleonora Costa a coprire questo ruolo, si è spostata, ecco qui un'altra, e però Elena Feletta si fa trovare pronta, grande la sua parata di piede. Veramente le squadre sono ripartite di gran carriera. La Bearzi commette questa ingenuità e dunque concede palla a favore del Mechanic System. Veramente le squadre sono tornate in campo e stanno disputando questi 2 minuti e 20 secondi della ripresa, gran carriera, in gran velocità, come abbiamo visto, veloci ripartenze, veramente piacevole questi 2 minuti di gioco da parte di entrambe le formazioni. Evidentemente non si risparmiano. Di Pietro con ancora Duran, Di Pietro, Duran, Oyeswold, Duran, guardate come finta mette a terra direttamente la Vanessa Diogap e poi scarica a rete. Sì, involontariamente è stata colpita con la palla da parte della Duran, ma veramente involontariamente. Ottima azione tecnica della Arasai.
20-15, quando sono passati 3 minuti e mezzo di gioco della ripresa. Marchionni inserisce l'altra sorella di Ogap, Ivana. Ecco qui tutte e tre le sorelle schierate, Ivana, Carella e Vanessa. Difetto il controllo. Veramente bella questa parata a terra. Bene commesso. Gli arbitri chiedono venga rispettata la giusta posizione in cui è stato commesso il fallo. Cellini aveva cercato di affrettare i tempi di rimessa in gioco. Vanessa Diogappa centrale, Ivana sul terzino destro, Carel terzino sinistro. Il muro. Il muro dell'Oderzo. È stata involontariamente colpita una propria compagna. Vediamo un attimo il replay, ecco qui, ci viene proposto. Ah, esatto. Vanessa Diogap ha colpito in pieno volto Lengherua, se non sbaglio, che è il pivot. Sì. Una gran botta, chiaramente. Riprende dunque il suo posto, anzi preferisce uscire un attimo per riprendersi, e al suo posto entra Nice Noemi. Quindi sono fuori per infortunio in questo momento due componenti della Cellini Padova, ma sicuramente si sapranno riprendere. Sono di forte tempra. Una la Martina Bearzi. Duran. Difesa molto aggressiva, come vedete, da parte del Cellini. Difesa in area. Vanessa, Ivana e Carella. L'ultimo tocco viene considerato quello della Oyeswald, dunque non quello di Karel Diogap, dunque possesso palla rimane del Cellini Padova. Ivan Van Diogap esce. Poderi. Una serie di rimpalli, di palleggi un po' fortuiti. Alla fine la palla della Mechanic System. Fase piuttosto confusa, sì. Questa che stiamo vivendo in questi secondi, c'è stata una fase piuttosto confusa che alla fine è intervenuto il fischio dell'arbitro che ha concesso il vantaggio alla Mechanic System. Di Pietro centrale, Costa salta, ma alla fine Nicen riesce a bloccarla. Costa, difesa molto alta, e finalmente la Oyeswald, come hai visto in precedenza, come avevi sottolineato, si è spostata sulla sinistra proprio per cercare di
infilare questa. E ancora una volta l'azione congiunta Duran Di Pietro, il muro produce l'effetto sperato, pallone che comunque è stato deviato, l'ultimo tocco da parte dell'Oderzo. Diciamo che il Padova ha ripreso questo secondo tempo con la stessa verve di velocità e di precisione, a parte alcuni particolari, ma la velocità che danno ai movimenti, alla palla, è molto buona. Ecco, poi succedono queste cose, purtroppo. Doppia arbitro, doppio scusate palleggio. Suggerimento, scusate suggerimento da allenatore. Di Pietro, veloce così, il suo inserimento, così ci piace giocare tra la difesa, okay. E dunque castiga la difesa del Cellini, allunga dunque il punteggio la Mechanic System con più 8, 23-15, quando ci stiamo avvicinando verso il decimo minuto di gioco della ripresa. Carella di Ogap sulla Rubi, viene commesso a fallo. Carella, sfortunata questa sua conclusione, il palo respinge il suo tiro. Duran e Poderi raccoglie, si gira molto bene e deposita 24-15. Adesso si fanno prendere un po' dalla forza, disperazione per cercare di recuperare il risultato, e assistiamo a queste così tiri un po' affrettati. La Bearzi che è rientrata in campo per cercare di mettere ordine, molto bene il gioco di cambio della Carella che ha completamente con una finta creato il varco, però il suo tiro a fil di palo. Di Pietro e il palo spedisce direttamente sul fondo, dunque rimessa in gioco a favore del Cellini Padova. Siamo esattamente al 40° minuto di gioco totale, 10 della ripresa. Bearzi, Carella di Ogap, Ivana di Ogap, anzi no, Vanessa di Ogap. Molto brava Di Pietro a pararsi di fronte per cercare di bloccargli la conclusione. Bearzi, Carella, Bearzi, il tiro deviato dal muro, beffa Elena Felet e il pallone finisce per questa rete messa a segno. Attenzione, la risposta è veloce come questo gioco, veloce di passaggi, perché poi il pallone finisce tra le mani di Eleonora Costa che al momento del tiro subisce fallo e dunque questi 7 metri a favore della Mechanic System. Chi si incarica? Oyeswold al tiro. Poteva andare meglio, vero? Poteva andare meglio. Tiro veramente fuori dello specchio. Latina non si è fatta, non ha atteso quel secondo in più per cercare un attimo di fintare. Rubi, Bearzi, tiro ribattuto veloce, rincorsa di Eleonora Costa. Bella questa, passaggio sulla corrente Duran. È la Mechanic System che vogliamo, Nicola. Veloce, precisa e anche generosa, perché Eleonora forse avrebbe potuto anche insistere con l'azione in palleggio e ha preferito passare. E il fischio che sentite gli arbitri per questo time out chiesto dall'allenatore del Cellini Padova, Mauro Marchionni, che si è reso conto che le sue ragazze stanno combinando
qualche pasticcio, soprattutto in fase offensiva, per cui è necessario riordinare le idee. Ci fermiamo brevemente, piccolo break, linea al nostro regista Dan. Bene, riprendiamo quando sono le 21:31 e il cronometro di fronte a noi segna i 41 minuti e 49 di gioco. Il punteggio un più 9, abbastanza un po' impietoso dopo soprattutto la prima frazione di gioco in cui il Cellini Padova aveva veramente espresso un buon gioco e dunque ha dilagato la Mechanic System nella seconda frazione. Vanessa Diugappa per la Biarzi, il tiro ancora una volta, abbiamo assistito questa elevazione da parte della centrale del Cellini Padova, Martina Biarzi, vice capitano, per questo 25-17 riduce un po' lo scarto e in questo momento invece la Mechanic System ha tutta l'intenzione di rallentare il gioco. Difetto di controllo tra un passaggio e Arubi, la numero 10 Sara Arubi ruba palla e si invola per questo 25-18. C'è stato proprio un fraintendimento tra la Tina Oyeswold e Poderi, il pallone rimbalzato in maniera tale che è stata facile l'uscita di una giocatrice del Cellini che poi ha involato la Sara Rubi, però qui c'è la pronta risposta della Mechanic System per il 23-18. Possesso palla e qui la Biarzi non fa i conti con Eleonora Costa, molto agile nell'uscita e dunque interrompere le trame di gioco del Cellini che deve ricominciare tutto da capo. Biarzi sempre centrale, lento girapalla, esce a Sara Rubi, Biarzi ancora, Vanessa Diogap commette sfondamento. Poderi, Tinoi e Svolda, pallone ancora sfortunata, la norvegese si era molto ben infilata nelle maglie della difesa, il tiro ribattuto dal palo e poi praticamente il fallo commesso su un recupero palla. Ed ecco dunque che c'è un 7 metri, cerca la Tina Oyeswold di cercare di riparare l'errore precedente. C'è stato anche un cambio in porta, vediamo la Oyeswold che questa volta non si fa tradire dall'emozione e batte Sonia Enabulele. Aggiorniamo il punteggio più 9 con cui la Mechanic System sta conducendo sulla giovane formazione del Cellini Padova. Biarzi, Duran a pescare, solitaria Beatrice Pugliara che non si lascia sfuggire questa occasione, raccoglie palla e naturalmente infila l'incolpevole Martina Brock. Siamo giunti
esattamente a metà della ripresa, 45esimo di gioco totale. Si apprestava al tiro Karel Diogap, su cui subisce fallo e dunque e anche oltre ai due minuti inflitti, ah no, 7 metri a cui la stessa Karel Diogap si appresta al trasformazione. Mancina infila il pallone proprio a fil di palo, ci aveva indovinato Elena Feletta, ma non è riuscita a bloccare la traiettoria insidiosa. 45-35, possesso palla Mechanic System, Leonora Costa di Duran. Sorride Arasai, il suo tiro completamente ribattuto e poi il rimbalzo gli permette. Bella questa azione in solitaria di Vanessa, che praticamente ha sorpreso un po' tutti perché il suo tiro da 9 metri. Sì, in velocità è quasi, non dico sottomano, ma laterale. E quindi tecnicamente molto interessante. Resiste, è qui. Oyeswold si affida a Arasai Duran per la conclusione finale. Tutto bello, tutto veloce in questi secondi, come abbiamo visto in velocità l'inserimento di Fatima Rubi per questo tiro sulla fascia sinistra che ha battuto Elena Feletta. Dunque c'è stato un batti e ribatti nel punteggio da parte di due squadre che chiaramente si divertono in questo momento. Attenzione, un pallone teso con la sua traiettoria molto morbida, ha fatto il tempo a Alcellini di uscire, difendere, si difende molto bene Poderi. Tina Oyeswold perde palla, Bearzi fa arrivare la palla da quest'altra parte a Sara Rubi. Veramente non si risparmiano in questo momento le due formazioni, che veramente stanno accelerando e dunque le azioni si ripetono con velocità da entrambe le formazioni, sia da parte del Cellini che da parte dell'Oderzo, e dunque non si risparmiano queste atlete che veramente danno a fondo a tutte le loro energie per dare vivo a questo in match. Duran fa tutta da solo, diciamo che ha voluto rifarsi del palo precedente. Gli arbitri ancora una volta fanno rispettare la corretta rimessa in gioco del pallone. Più 8 in questo momento con cui la Mechanic System sta conducendo. Possesso palla Vanessa Diogap. Il tiro ribattuto dal muro e dunque fa buona guardia Elena Felet. Con calma ne esce la Mechanic System. Tutto facile, tutto molto preciso in queste triangolazioni che finiscono nelle mani di Coloredo, che non fa altro che depositare in rete per il 31-22. Si vede molto bene il gioco impostato da Cavallaro con queste trame precise, dunque il gioco molto fluido da parte dell'atleta della Mechanic System. Vanessa Diogap, il suo tiro sorprende un po' tutti, veloce nella sua esecuzione per questo 31-23, e in questo momento coach Cavallaro chiede alle sue ragazze di rifiatare. 31-23, 49 minuti di gioco. Rimarranno circa 20 minuti al termine, la linea, anzi 10 minuti al termine, la linea passa alla nostra regia.
si riprende con, dopo questo time out chiesto da Alessandro Cavallaro, con l'inserimento di Martina Pizzuto e della giovanissima Alessandra Paraschiv, che tocca il suo primo pallone. Pizzuto si inserisce come pivot, facile per lei. Ecco Nicola, il rischio di fare una difesa molto aggressiva è proprio questa, la possibilità di tagliare delle ali e di prendersi queste brutte manifestazioni di tiro. Duran, cintura. Lenghiarua, che è rientrata dopo la pallonata in faccia ricevuta dalla sua compagna, e infila il 32-24 sul Oyeswold. Si appendono in due per bloccarla. Mancano 9 minuti e 30 al termine di questo match, 32-24 in questo preciso istante, con la Mechanic System che sta conducendo dopo aver fatto fatica nel corso del primo tempo. Oyeswold, attenzione, sulla Oyeswold è stato commesso un fallo rilevato dagli arbitri, interrotto il gioco, evidentemente ha messo male il piede, un po' dolorante, vediamo se rimane, sì, rimane in campo Tina Oyeswold. Si riparte, Duran, Di Pietro. Esce Paraschiva. Un po' troppo fiscali, diciamo, questi arbitri, ne paga il gioco, potevano essere una veloce ripartenza e invece in questo momento hanno fatto rispettare l'esatta posizione in cui è stato commesso il fallo. Cellini Padova, Lenghiarua è uscita, molto agile a infilarsi sulla difesa Opidergina e accorciare 32-25. Coach Marchionni chiama le sue atlete a un'attenta azione difensiva. Di Pietro, ecco qui la Tina Oyeswold che si fa trovare libera sulla fascia destra. Vanessa Diogap ha voluto in qualche maniera sfuma per questo pronto rientro in corsa di Caroline Diogap. Veramente le due formazioni non si risparmiano, continuano a mantenere ritmi molto alti e in questo caso abbiamo visto come la maggiore esperienza paghi soprattutto nei momenti decisivi. Abbiamo visto come Caroline Diogap si è trovata tu per tu e il suo tiro è finito di poco a fil di palo, e da quest'altra parte Oyeswold risponde con questa bella elevazione. Buona il lancio su Serena Lenghiarua, ma la sua conclusione completamente fuori. In barba alla sua età, 16 anni questa ragazza, eh? Alla sua altezza, volevo dire, esatto, alla sua altezza. 16 anni forse ancora da compiere. Nel frattempo la Mechanic System ha messo tra i pali, è tornata Angela Bardin. Di Pietro resiste e ancora una volta il palo salva Pezzuto. Paraschiv perde palla, alla fine il pallone finisce tra le mani
di Arianna Brunetti per il 35-25. Più 10 è il massimo vantaggio in questo match da parte della Mechanic System sul Cellini Padova. E Alessandro Cavallaro fa entrare anche l'ala destra, Mancina, under 17, come anche la Paraschivo. Va a segno anche la terza sorella Diogap, Ivana Diogap, 35-26. Ormai siamo alle battute finali, mancano 5 minuti al termine, il match ormai non ha più nulla granché da dire. A grandi falcate si avvia Serena Engiarua per questo 35-27. Mayra Radice sfortunata questa sua conclusione, il pallone finisce proprio centrale sul portiere, riparte il Cellini, la Bearzi, il pallone rimbalza e finisce fuori dallo specchio e riparte la Pizzuta da quest'altra parte, preferisce attendere l'arrivo delle sue compagne, gli dà una mano Carlotta Poderi e arriva anche Duran e Di Pietro, chiaramente hanno corso per tutto l'incontro, chiaramente devono rifiatare. Di Pietro, Paraschiva, Di Pietro ancora, Poderi, Duran. E alla fine in qualche maniera il pallone non si infila sul fondo della rete da quest'altra parte. Gli arbitri rilevano un 7 metri nel momento in cui Karel Diogap è andata al tiro, è stata ostacolata e dunque questi 7 metri sono a disposizione del Cellini Padova per cercare di ridurre il gap che attualmente li vede sotto di 8 reti. Karel Diogap contro Angela Bardin per questo 35-28. Duran, Di Pietro e Poderi, le tre veterane attualmente schierate in campo. Pizzuto resiste alla carica, Duran, Poderi, Duran, si gira, Di Pietro, Pizzuto. Questa sera la Pizzuta è infallibile, tutte le occasioni che ha avuto. E da quest'altra parte che volo e che tuffo della Vanessa Diogap. Ancora. Sembra quasi sia un match alla distanza. Cavallaro raccomanda calma, non correre dietro all'agonismo che ci mette il Cellini Padova e che richiede la calma richiesta da Cavallaro non è tanto osservata da Arasai Durang che cerca chiaramente di lanciare la piccola Mayra Radice, che sarebbe stato interessante vederla andare a rete, premiarla per la sua presenza, per la sua costanza, ma chiaramente non è stato un lancio millimetrico. Di qua abbiamo il Cellini che arriva ancora una volta con
Ingarua e si fa trovare pronta la risposta Angela Bardin, eccola qui la Paraschieva, anche lei nel referto di questa sera di Mechanic System Cellini Padova, dunque il suo nome comparirà nel referto tra le marcatrici. ...38-29 il punteggio, siamo nell'ultimo minuto di gioco. Cellini, Karen Diogap, Vanessa Diogap, Ingarua deposita, molto bella anche questa azione del Cellini Padova. ...20 secondi finali, 38-30... Pizzuto, Duran, Poderi, fanno buona guardia le ragazze del Cellini per non farsi superare. Di Pietro, ci pensa lei, e qui finisce la partita con questo 38-30, un match che permette alla Mechanic System di crescere in classifica con 19 incontri disputati, 32 punti, supera in classifica l'Erice che finora ha disputato 21 incontri e si porta a parità con il Brixen su Tirol che però ha due incontri disputati in più, e naturalmente tutto si gioca nelle prossime giornate, nel giro di pochi giorni, entro 6 giorni abbiamo 3 incontri ravvicinati, oltre a questo sabato la visita, come abbiamo detto, a Cassano Magnago, ma soprattutto martedì il giorno subito dopo il lunedì di Pasqua, il match che sarà protagonista qui, il Palamasotti vedrà schierate assieme il tanto atteso match che doveva andare in onda il 6 di febbraio tra la Mechanic System Oderzo e la IOMI Salerno. Grazie a voi tutti dell'attenzione, voglio ringraziare Beppe Dalmolin per questo suo supporto, un tuo commento su questo match che alla fine è stato anche piacevole per come si è giocato e per la velocità che si è vista in campo. Sì, infatti è stato proprio bello vedere tutte e due le squadre lanciate sia in attacco che in difesa con questo spirito molto agonistico, tipico proprio delle squadre giovani, ma anche, come abbiamo visto oggi, delle squadre un pochino più esperte. L'esperienza, come dicevamo all'inizio, ha avuto gioco quasi facile, diciamo, no? Abbiamo schierato in attacco e in difesa anche il nostro vivaio, che speriamo possa continuare a dare buoni frutti. Bene, grazie al tuo supporto Giuseppe Dalmolin, ringrazio David alle riprese, alla videocamera, Dan alla regia, grazie a voi tutti dell'attenzione, da Nicola Zoppa è tutto dal Palamasotti di Oderzo, noi ci rivediamo qui direttamente dal Palamasotti esattamente nel mese, tra qualche giorno, nel mese di aprile, il giorno dopo Pasqua, esattamente il 6 aprile con il match clou di tutto questo campionato Mechanic System Oderzo IOMI Salerno. Grazie a voi tutti dell'attenzione e buona serata. Buona serata a tutti.